E allora rieccoci cari ragazzi per il secondo contributo di giornata. In questo video parleremo ancora un po' di calciomercato con questa coda di calciomercato di gennaio che si estende anche oggi al primo di febbraio, di quello che succede invece al centro sportivo di Milanello. Ma prima di arrivare a questo, guardavo, tuttora guardo, il calendario del Milan del mese di febbraio. Giunti nel mese di febbraio, abbiamo finalmente concluso un mese disastroso in cui il Milan ha vinto solo una partita, quella contro la Salernitana a inizio di gennaio, poi tutte perse e pareggiate. E il Milan a febbraio ha 5 impegni, 5 impegni comunque importanti. 3 di questi impegni sono in casa, a San Siro, 2 sono fuori casa, per esempio il prossimo Inter Milan, ufficialmente l'Inter gioca in casa, quindi il Milan è fuori. L'altro fuori è Monza Milan, la partita che si svolgerà qui vicino a Monza, però ovviamente sono match in trasferta, ufficialmente in trasferta per i rossoneri. Quindi si parte con Inter Milan domenica 5 febbraio, ore 20:45. Poi il Milan gioca contro il Torino in casa il 10 di febbraio, sempre alle 20:45, e subito dopo, 4 giorni dopo, c'è Milan-Tottenham, martedì 14 febbraio, ore 21. Successivamente il 18 contro il Monza in trasferta, ore 18. E infine il mese si chiude il 26 di febbraio con Milan-Atalanta, gara tutt'altro che semplice. Però insomma in questo mese il Milan deve andare a recuperare i punti persi nel mese di gennaio, c'è poco da fare se vuole rimanere aggrappato al treno Champions. Oltre all'Inter c'è il Torino, il Monza, l'Atalanta, sono partite che il Milan deve provare a vincere, a strappare punti importanti per questa corsa Champions. Ma come sta la squadra di Stefano Pioli? Oggi il Milan si è allenato al centro sportivo di Milanello, oggi mercoledì, primo di febbraio, poi avrà giovedì e venerdì di allenamento, sabato la rifinitura con la conferenza del tecnico rossonero al centro sportivo alle 13:30, 13:45 anzi, e poi successivamente la domenica la partita contro l'Inter. È un Milan che deve ritrovarsi soprattutto nello spirito, una squadra che deve ritrovarsi anche nello spogliatoio. I giocatori devono guardarsi negli occhi, devono tirar fuori quella compattezza che ha determinato il Milan l'anno scorso, perché l'anno scorso il Milan ha vinto alcune partite complicate proprio perché era un gruppo forte, un gruppo che non si disuniva. Quest'anno invece vediamo probabilmente meno mordente rispetto all'anno scorso, e questo deve assolutamente cambiare se il Milan vuole, ripeto, chiudere nel miglior modo possibile l'anno dopo che ha già perso la corsa scudetto col Napoli, dopo che ha già perso la Supercoppa e la Coppa Italia. Quindi per non buttare tutta la stagione all'aria deve in certo qual modo concludere nei primi quattro. Questo è l'obiettivo, e lo spogliatoio deve migliorare anche nel concetto di sacrificio. Se l'anno scorso un compagno di squadra sbagliava, ce n'era un altro accanto che lo aiutava, che faceva il doppio del lavoro, che si preoccupava magari di andare a tamponare dove il compagno non ci riusciva. Quest'anno si vede meno questo, e il Milan deve assolutamente migliorare in questa situazione. Poi altra cosa importante, prima di passare a quello che è successo a Milanello, prima parlavo della coda lunga del calciomercato perché stava per chiudersi in una trattativa in uscita, ovvero Bakayoko alla Adana Demirspor in Turchia, ma guarda caso la trattativa è saltata. Incredibilmente la trattativa è saltata. Come avevo detto nei video precedenti, aspettiamo prima la firma e poi si, tra virgolette, esulta per questo tipo di uscita, di vendita, perché è successo troppe volte che Bakayoko era ad un passo dall'addio dal Milan e poi qualcosa è andato storto. È successo anche questa volta. La Adana Demirspor stava per concludere l'affare Bakayoko, poi per motivi tecnici legati anche alle tempistiche di questa trattativa è saltato tutto, perché
È vero che il mercato turco è aperto ancora per una settimana, ma la trattativa Bakayoko andava conclusa anche con il Chelsea e quindi con il mercato inglese, che così come quello italiano si chiudeva ieri. C'erano comunque delle situazioni da concludere a livello burocratico per poi portare il giocatore in Turchia. Non c'è stato il tempo per farlo, quindi è saltata anche l'operazione con la Adana Demirspor. Incredibilmente, quindi Bakayoko rimarrà a libro paga del Milan fino al termine della stagione, fino a giugno, dove poi concluderà l'esperienza, crediamo senza nemmeno giocare un minuto, visto che è un giocatore fuori progetto da parte del Milan. E dunque vediamo ora quelle che sono le notizie che arrivano dal centro sportivo di Milanello, perché ce ne sono buone e negative. Comincerei da quelle buone. Zlatan Ibrahimovic si avvia verso il rientro. Questa è una buona notizia. Naturalmente bisogna sempre dire le cose come stanno. Ibra non è che rientra e gioca 90 minuti. Sarà un rientro graduale, un rientro in cui Ibra farà prima alcuni minuti, innanzitutto andrà prima in panchina, poi magari alcuni minuti finali, man mano comincerà a giocare di più, ma è difficile vederlo per 90 minuti, anche perché parliamo di un giocatore di 41 anni e quindi deve gestirsi anche lui fisicamente. L'idea è vedere Ibra nei convocati del match contro il Torino, non in campo, nei convocati, poi magari scenderà in campo negli ultimi minuti, ma l'idea è vederlo tra i convocati di Milan-Torino e successivamente invece Ibra potrebbe giocare qualche minuto contro il Tottenham in Champions League, coronare il suo sogno di giocare in Champions a 41 anni, chissà, magari una zampata di Ibra nel finale della partita potrebbe essere anche decisiva. Averlo è sempre meglio che non averlo Zlatan, però le cose vanno fatte gradualmente. Quindi mettiamo nel mirino il match contro il Toro o il match contro il Tottenham. Diciamo che lo avevamo già detto qualche giorno fa, è quello l'obiettivo di Ibra, andare ad essere un giocatore disponibile per il match di Champions League contro gli Spurs, e quindi sta lavorando per quella data lì. Infatti oggi per esempio non era ancora tra i giocatori in gruppo, sta facendo ancora lavoro personalizzato. Oggi è il primo di febbraio, il match è il 14, quindi 12-13 giorni di tempo. Vediamo nelle prossime giornate se comincia ad aggregarsi al gruppo. La notizia invece meno positiva, per non dire negativa, riguarda invece due giocatori, Tomori e Bennacer. Entrambi non ci saranno con l'Inter nel derby. Inter-Milan vedrà quindi due protagonisti rossoneri in meno, un difensore importante e un centrocampista importantissimo. In questo momento non giocare, giocare senza Bennacer è un problema. È un problema grande, perché Bennacer, lo sapete, giocatore che regge il centrocampo del Milan, il regista del Milan, e infatti in questo probabile cambio modulo di Pioli, dove si giocherà appunto con tre centrocampisti, gli interpreti dovrebbero essere Tonali con Krunic e uno tra Pobega e Vranks. Vediamo chi vincerà il ballottaggio tra Pobega e Vranks. Sarebbe stato un centrocampo completamente diverso, con Tonali, Bennacer e uno degli altri tre. La sfortuna vuole che il Milan non riesca ad uscire da questa problematica degli infortuni. Non ci saranno due protagonisti come come Tomori, il difensore inglese Tomori, e il centrocampista algerino Bennacer. In più a questi ci aggiungiamo anche Ibra, Mike Maignan, ci aggiungiamo anche Florenzi, e vediamo tra l'altro se poi riuscirà a recuperare Dest dall'affaticamento muscolare o anche lui sarà assente. Quindi notizie non proprio del tutto rassicuranti da Milanello, qualcosa di buono, qualcosa di meno buono. Il problema infortuni purtroppo c'è sempre,
ed è un problema che condiziona notevolmente il tecnico nelle scelte, condiziona notevolmente la stagione del Milan, perché giocare un derby senza due colonne è una cosa, giocare un derby con tutta la squadra a disposizione è sicuramente un'altra situazione.